Programma di allenamento completo per bruciare grassi, tonificare muscoli e migliorare la salute. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, effettua le rotazioni con le mani sulle spalle. Fai attenzione a non sollevare le spalle, tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio, rotazioni busto in piedi. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, marcia con ginocchia alte. Se trovi il video interessante, condividilo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non muovere le braccia troppo velocemente per evitare problemi alle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch cross. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, piegamenti laterali del busto. Pensi sia utile? Clicca mi piace! 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. Scarica l'applicazione per un programma completo. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, affondi frontali. Sei tu il miglior trainer di te stesso, ascolta il tuo corpo e difficilmente sbaglierai. 5, 4, 3,
2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio, mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, marcia con ginocchia alte. Dormi almeno 8 ore a notte, il riposo è fondamentale per una buona forma fisica. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non muovere le braccia troppo velocemente per evitare problemi alle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat e pugno laterale. Allenati con costanza, non è solo una questione estetica, è importante per la salute. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale completo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più passo laterale. Senza sforzo non ci sono risultati, prova sempre a terminare l'allenamento. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, rotazioni busto in piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Cinque, quattro, tre, due, uno, pronti? Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi.
non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Fai attenzione a non sollevare le spalle, tienile sempre basse e rilassate. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Se salti i pasti, rallenti il metabolismo. Mangia poco, ma spesso. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non ruotare lateralmente il bacino quando sollevi la gamba o diminuirà l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non inarcare la schiena, tienila sempre in linea con spalle e glutei. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch! Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, stendi le braccia lungo il corpo e poggia a terra i palmi delle mani. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch completo split. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento, contrai gli addominali per non commettere errori. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non sforzare il collo, puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci laterali sul fianco, gamba tesa. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, poggia la gamba quando la porti giù. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci posteriori ai carponi a 90 gradi. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. 5. Cambia lato nel minor tempo possibile. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte di piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti.
Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, squat e pugno laterale. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch cross. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, squat. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, rotazioni busto in piedi. Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, affondi i frontali. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio, mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, frog squat pulsato.
5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio durante la discesa. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. Non piegare il collo in avanti. Aiutati guardando un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio, crunch inverso. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni le gambe già sollevate ed effettua solo la rotazione del bacino. Fai attenzione a non inarcare la zona lombare quando avvicini i piedi a terra. Per farlo, mantieni l'addome contratto. Controlla il movimento per evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sollevamento del bacino con apertura delle gambe. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, non aprire le gambe dopo il sollevamento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slancio i posteriori carponi, gamba distesa. Porsi un obiettivo è la più grande forza umana di motivazione. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non sforzare il collo. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci laterali carponi. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, non distendere la gamba. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, piegamento gamba carponi. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non abbassare né sollevare la gamba, tienila sempre parallela al suolo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio.
Cambia lato nel minor tempo possibile. Non sollevare la testa, tieni la linea con il busto. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, slanci frontali sul fianco, gamba tesa. Cinque, quattro, tre, due, uno, pronti? Via! Se non ce la fai, poggia il piede dopo lo slancio. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, stretching pettorali. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando senti di essere al limite. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching quadricipiti. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non tirare eccessivamente la gamba, il ginocchio punta verso il pavimento. Cinque, quattro, tre, due, 1, stop. Prossimo esercizio, stretching femorali. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching glutei. Cinque, quattro, tre, due, uno, pronti? Via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia.
Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, stretching abduttori. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Iscriviti al canale per ricevere nuovi video. Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione. L'ideale è eseguire il workout 4 volte a settimana. Cambia lato nel minor tempo possibile. Non forzare la rotazione, fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Desideri altri video di questo tipo? Faccelo sapere con un mi piace. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.